del ginnasio. Vediamo un po', vediamo se è in collegamento. Ah, oh, buonasera, buonasera Gabriella. Buonasera. Lei è al ginnasio con Anna, vero? Eh sì. Proprio compagna di banco. Compagna di banco. Senta, ma ci può dire, Anna era brava a scuola come brava come attrice? Beh, diciamo, latino e italiano, bravissima, mentre matematica e chimica, un disastro. Ah, zero, bravo. Ginnastica poi... Ma va, come così? Mi ricordo perfettamente che una volta doveva fare una corsa, era partita di slancio, poi non è riuscita a frenarsi, si è schiantata contro un muro. Ma è rimasto irruente, così, il temperamento irruente è quello che è. Ma era una di quelle ragazze che accentrava un po' l'attenzione, faceva le imitazioni, faceva ridere tutti a scuola? Beh sì, qualche... ci ha fatto passare anche dei guai, perché faceva l'imitazione perfetta della professoressa di greco, che era una donna fatta un po'... Ma che stai a fare con sto piede sul tavolino? Sono due ore che te cerco! Sì, Gianviero! Dove sei stata? Sono stata a ballare, non ad arrabbiare! E con chi? Con quel collega tuo che c'ha la vigna qui! Coppigna? Sì, Coppigna! Come io vado allo stadio, lavoro, c'ho fame, torno a casa e tu sei andata a ballare a Coppigna! Ma non ho fatto niente, Gianviero! Scusa, Gianviero! Scusa Giampiero, volevo avvertirti che io non ho fatto veramente niente di male. Tu mi conosci, io sono un galantuomo, lo sai. Stai tranquillo. Vabbè, vabbè, tu Paolo ne sapevi qualcosa. Io, bene, e io a questo punto... No, non cambiare discorso, sapevi qualcosa? No, bene, e concludiamo a questo punto il nostro collegamento con un risultato delle quote e Totocalcio. I risultati, digli un po'. I risultati. Ma i risultati lo sai dove li do? Con te che ho detto stamattina, altro che l'ottantesimo, che poco, mi ha detto che stai con la palla, vieni via con me, capito? Ebbene, ebbene, io voglio che questa storia d'amore finisca bene, perché il mitico, tuo mitico Galeazzi, dopo 10 anni è qui! Sei veramente... Basta. È l'emozione, l'emozione. Avevi più capelli, eh? Avevo più leggevi capelli. Il gobbo già allora, sì. Però avevi più capelli. Sbagliavo lì capuro, ho visto. Penso che ogni tanto bene. Allora, lei mi faceva così, tocca a te. Sì. Come te lo faccio io spesso adesso, tocca a te. No, si sono invertiti. Allora, adesso poi andrete a consumare in camerino. Volevo concludere dicendo una cosa importante. Anna è qui in televisione, ma è anche sempre stata grande attrice di teatro, tant'è vero che adesso ci lasci per andare al Teatro Olimpico, dove vi aspetto tutti, anzi se volete intanto venire, no, dopo no, finita il pubblico la trasmissione, noi sì, al Teatro Olimpico fino al 31 gennaio col mio spettacolo. Bene, ringraziamo Anna Marchesini, ringraziamo il suo antico amore e noi ci... molto ridere però. Allora glielo chiederemo. Grazie per questa... Mi saluti Anna. Va bene, grazie. Grazie per questa informazione segreta. No. E adesso, se siamo fortunati, forse c'è una sorpresa, dovremmo essere collegati con la maestra elementare di Anna. Abbiamo la redazione, l'ha trovata. Paolo. Chi parla? Sì. Siamo chi? Noi? Sì, ma chi è? Sì. Oh, eccezionale. Intelligenza, ottima allieva. Sì, allora lei è la maestra elementare della signora Anna. Signora... Bisogno di aiuto. Scusi, ma lei è sola? Signora, ma chi è? Ma scusa, ma chi... Mi dite qualcosa, vi lascio... signora, ma che cosa... Chiami qualcuno, però. È lì da sola? Signora... No, basta! Perché non schiaccia? No, signora... Sì. Perché non schiaccia quel... Chi parla? Sì, siamo noi che non so perché siamo collegati. Comunque... Ah, sì? Sì, ecco. Vedo che non si sente bene. Ma chi parla? Sì. Sento una voce. È da sola in casa, signora. Sì? Allora, perché non schiaccia quel telecomando al collo? Di spingere? Sì. Di spingere? Oh. Spingo, ma... Mi risponde un club canoisti. Club canoisti. Mi rispondono chiuso. Faccio, sì, vabbè, ci deve essere un'interferenza. Schiaccio un altro numero, faccio il 2. Oh, ma, signor. Ma, scusate, due? Ma perché ne avete due? Lasciato? Spingo due. Due. Oh, ecco, vedete, sospirano. Respirano. Rantolano, porci, e il calo fregata a una vignerola. Signora, ma non ha parenti? Noi non possiamo adesso stare appresso. Sì, spingo il 3, mio fratello, morto.
redazione. Scusa, vabbè, si è cliccato il salvavita in diretta alla signora che non so chi sia. Volete mandare qualcuno? Noi siamo in prima serata. Bisogno di aiuto? No, lei ha bisogno. Anche dicono noi. Tutte così all'inizio. Sì, signor. Vabbè, allora direi che la suspense si è... l'abbiamo fatta. Adesso direi di chiamare subito su questo palco Anna Marchesini. Hola. No. Come non c'è? Dov'è? In macchina? Con Larsen? Ma che siete matti? Scusate, no. Anna! Ma dove siete? Non ti hai mai mandato! Ma per favore, devo scendere, scusi! Abbiamo iniziato da poco! Ma che teatro dobbiamo andare? Che ci ha cominciato? Teatro delle celebrazioni! Ma come teatro delle celebrazioni? Non si sa... No. Vabbè, state in macchina! Scritto, qua c'è scritto Trento, non so cosa vuol dire! Ma no! Anna, non ti preoccupare, Larsen, porti qui immediatamente. Ci mandi qualcuno fidato. Ma come? Anna, senti l'applauso del teatro che ti aspetta. Venite qui. No, scusi, io ho detto la limousine per andarla a prendere. La limousine, qui, visto che qui c'è un bel punto morto. Ma non è un punto morto, perché la macchina dove sta? Scusi, lei ha una limousine. Farci questa scheda biografica sulla nostra ospite che sta arrivando? No, la scheda l'è pronta, ma va la valanga in onda. No, sciopero contro i magallismi. Ma scusi una cosa, a parte questa poesia di Natale, no, lei non è questo giornalista del nord efficiente, la locomotiva che trascina il paese, la ura? La versa bella novità, Dandini, eh? Oggi la categoria, che sono io, si astiene dalle prestazioni audio e video, va bene? Perché dobbiamo difendere la nostra professionalità ed etica celtica. Perché è successo? Che è successo? Lo so io che è successo. No? La locomotiva si è rotta gli stantuffi, eh? Hai capito? Va bene che fate il giubileo lì sul palco, va bene che mi aveste messo qui il trick e track napoletano Pulcinella che è sempre Andrea Takami, ma l'ospite romano mi sembra il massimo, stavolta. A sto punto manca che passa lì il Rutelli col motorino con dietro Maresciallo Rocca che spara in aria pim pum pam e tira giù i colombi. Voglio dire, mi dispiace, ma il suo centro di studi bellunese... No, è il CUC, Centro Universitario Celtico di Belluno. Beh, non è aggiornato, perché la signora Marchesini non è nata a Roma, bensì a Orvieto, quindi è umbra. Come, Orvieto? Sì. Ecco, Orvieto, sì, la nostra Orvieto. È celtica. Scusi, non le sovviene, Dandini, che è Orvieto fu sede di un accampamento celtico durante la gloriosa calata del grande condottiero Brenno verso Roma, Ma va? Come ma va? No, certo. Era il 18 luglio del 390 a.C. quando Brenno entrò in Roma senza spargimento di sangue perché la città era deserta. Come mai? Perché era un fine settimana e eravate già tutti al mare come fate adesso, tutti a Fregene, me ostia l'idum, là c'ha fa il sus paparanzati, passa mercocomero, dammer bucatino, a nonna se pia tutta polvere in faccia, dove ha parcheggiato a biga, certo che era così. Aspetta, guardi, la conosciamo anche noi la storia, guai ai vinti, quella cosa è stata. No, anche questa è storia posticcia, guai ai vinti e sui vostri libri di storia. Io ne ho uno, che è l'unico testo riconosciuto celtico, l'Impero dei Celti. Questo libro dice la frase vera che Brenno disse ai romani quando stava negoziando la resa. E la che vuol disse? Sapere? Sì, gli disse, se aveva bene in sci, e se no potevi andare da via al cu. Oh, della chi? A lei, della chi? Ma chi? Sta arrivando, ma non che emozione, la macchina. Ma sì, ma arrivo anch'io, ma arrivo, della chi, ma va. Umiliazione. Ma pensa che andiamo adesso. È arrivata? È arrivata? Ti fermi. Anna. Ti fermi. Eccola. Ti fermi. Ma con quale macchina è andato a prendere? Ma allora vuole scendere o no? Ma guardi che è lei che mi doveva aprire! Sempre io devo fare le cani, sono venuta a prendere! Mamma mia! Qui le celebrazioni! Ma io dico, ma non fate... Anna! Contenta del trasporto? Ma che succede? Ma come fa? Mi segue! Che figura! Che i miei dispetti. No, scusi, grazie, già stiamo facendo tardi. Vestito. Anna. Grazie, la nostra grande figlia dell'Umbria Celtica. Niente di personale, scusi, per pazienza.
sentito? Ha sentito che applauso che ci fanno? Non faccia copia. Anna Marchesini! Oh, eccolo finalmente! Falsa, dove sono i conti? Te l'ho portata come in una bambagia. Ma lasciamo stare. Anna, sono costernata. Sono costernata, stai benissimo. Sono costernata io? Sei bellissima. Mi aspettavo qualcuno che mi venisse a prendere. Era tu previsto, avevo previsto un inizio diverso, rilassati, respira. Questo è un inizio sfigato. No. Guardate com'è elegante Anna Marchesini. Grazie. Scusa. Che è successo? No, è che per spingere la macchina a un certo punto mi si è smidollato il tacco. No, questo non può essere perché devi stare qua due ore, devi recitare e ballare. Larsen! No, dobbiamo sistemare. No. No, non puoi. Come Anna Marchesini questa sera ospite, non ti preoccupare. Ecco, ospite da noi è un onore enorme, perché voi sapete che Anna è una delle grandi della. No. Scusa, non ti preoccupare, scusa. Facciamo il piano americano. Ma facciamo, non posso sopportare questa cosa. Piano americano, non ci vedono qua, stringete. Anna Marchesini, una delle grandi della comicità al femminile, sapete, nella sua carriera. No, tutti però, no. Anna, vieni su, non importa, il tacco non le cosce, non scusa, ci vedono. Scusa. Sorridi, sei bellissima. Nella sua carriera. Ma non ci provi, scusa un momento. Però, sia buono però. Scusa, Serena, faccia fare il mio lavoro. Serena, ma proteggimi allora, su questo. Piano americano, dicevamo, questa sera, due ore con noi, farà rivivere molti dei suoi personaggi in questa lunga carriera che da Enza Poppi alla radio, ricordiamo quando vi siete incontrati con il trio, fino... Devo ridere? Fino... Che è successo? Che è successo? Di quanta è depressione? Ma... No, dicevamo, allora, fino alle domeniche in mitiche, no? Noi rivivremo in tutti questi personaggi. E reggiseni. Scusa? Che è successo, scusi? No. No, si è addormentato. Larsen! Ma che fa? Dorme? Era tutto buio. Vabbè, no, non desto nessuna curiosità. È a posto, se la sente bene? Non desto nessuna curiosità che sia addormentato. Non dica così, la signora è ospite, scusi. Guardi che io ho lavorato per tanto tempo. Allora, adesso, guarda, tutto è perfetto. Adesso tutto è veramente... Non mi fido! L'ha già detto? Sì. Non mi fido. Allora, Anna. Non mi fido di questa serata. Guarda, io vedo che comincia un po'... Io avevo preparato un inizio un po' più glamour, però diciamo che è originale, se non altro no, non è proprio canonico televisivo, eh? Allora, è originale. Sei già abituata degli inizi così? No. No. Com'è successo? Beh, no. Così no? No. Allora, vogliamo parlare invece vogliamo parlare del cinema, per esempio? Che dici? Io no. Io c'ho un karma sulla sfiga delle venute a prendere, vedi che nonna, sì. Veramente. Ti voglio raccontare la prima volta che ho fatto cinema, la prima e ultima, volta che ho fatto cinema. Prima e ultima. Forse questo è stato il motivo per cui non ho fatto più cinema. Questo non vogliamo. Dunque, ero molto giovane, ero agli inizi, prima di Domenica In. Allora il film era con Enrico Montesano, a me mi piace, certo, la produzione mi manda la macchina, eccetera, eccetera. Io abitavo già in una casina un po' più sfigata, quindi, e comunque ero molto emozionata del fatto che venisse a prendermi un autista. Allora la mattina, sì, credo dalle 4 e 3 quarti, mi sono messa in finestra per vedere se veniva la macchina blu dell'autista. Come si ferma la macchina blu dell'autista, io prendo con la mia minigonna e il mio cappottino, ragazza, prendo le scale, sì, e scendo e mi infilo nella macchina dell'autista. Con questa brina del mattino, dico, allora, ci siamo. Lui, non condividendo naturalmente la mia emozione, ma... allora, andiamo? Andiamo. Ciampino, no? Ciampino, dove mi dice lei? Dico, sì, la produzione gli ha detto che registriamo all'aeroporto, ma di Ciampino, non di Fiumicino, di Ciampino, Fiumicino. Te porto dove te pare, anima mia. Non era l'autista del film. Era solo uno con la macchina blu.
Non voglio sapere. È successo dopo. No, ma scusi, ma lei non è il mio autista, ma io so chi te pare, angelo azzurro della vita mia, te porto al mare, dove va. Ma no, ma scusi, io aspettavo. Nel frattempo esco con improperi, no? Puoi immaginare la mia minigonna. E allora? Ti censuriamo. Batto questa portiera e vedo comparire dietro il signore con la macchina blu vero, l'autista, che mi vede uscire alle 5 del mattino con la minigonna, mentre dico vaffa a quello davanti con la macchina blu, e entro trapelata, col mio doppio lavoro, perché ho immaginato naturalmente che la notte Primo e ultimo film. Anna, non sarà così questa sera, adesso noi... Ma la vedo che comincia... Decolliamo! Così su? Noi andiamo in alto proprio... Cosa? Sì, sì. Anna, sogno. La tua maestra elementare, vedi se la riconosci, qua. No, non è la mia maestra elementare. Come no? Chi è, no, tua zia? No, ma non l'ho mai vista io questa. Oh, che malieva! Ma io c'avevo i preti alle elementari, non bisogno? Ma chi ne... Non è una tua parente? Ma allora chi è? Ma scusate! Mi sembra bisogno, eh? Ma chi no, è guardi, bisogno no, veramente, anzi, è un'interferenza fastidiosa, io non capisco. Signor, no, sono preoccupata... Signora, ma nessuno viene in aiuto di questa signora, dobbiamo pensarci noi in diretta. Signora, ma vuole spingere quel coso, quel salvavita, la prego. Lo so, io spingo, oh, ma... niente. Solo Petuzzi. Dove vado a collare la puntata? Allora, scusate, io voglio dirvi questo. Volevamo togliere questo disturbo, non perché è la mia maestra detto... elementare. Non no. È? Chi no. È la signora? Non la conosci? Ma chi è? Bisogno! No, allora, grazie. ci sarà un'interferenza. Io non lo so, a me me l'ha detto Lopez. Dice, dai, tu non li telefoni. Bisogno! Dice che la tua maestra elementare. No, un'informazione. Vabbè, allora, stiamo già andando. Allora, no. Anna, una cosa è certa. Quale? Una cosa è certa. Mi hanno detto, oddio, che a te piace molto Fiorella Mannoia. Sì. È vero? Certamente. È vero? Certo, questo è vero, oh. Questo è vero, dai. Conosce a memoria tutte le sue canzoni. Le canto, le canti, le in macchina con mia figlia, mentre mi faccio la barba. Mentre mi faccio la doccia. Sì. Come si cambia per non morire. E poi quell'altra. Donne, così è difficile se ho tante giornate amare. Lascia stare. Tutte le so. Tutte. Come si cambia e non morire. Scherzo, puro. Abbiamo fatto un sacco di scherzi. Queste serate d'onore non ci verrà più nessuno. Ho sentito tutto. Come canta? Benissimo. Allora, Fiorella, ma sicurezza, è vera, è lei, io ci sono, guarda, è tutta con chi ti ha accompagnato a te? No, scusa. A lei? Non il tuo. Quello era per te. Quello era proprio speciale per Quello te. Quello era per te. Allora, noi praticamente, è vera questa passione, abbiamo organizzato questa puntata, sì. Sai, si fa adesso molto in televisione, solamente perché Anna voleva chiedere un autografo a Fiorella Mannoia. Sì. Voglio sentire cantare, voglio essere lei, voglio cantare come lei. Io sono contentissima, adesso a parte tutto, sono veramente felice di essere ospite qui nel giorno in cui una serata dedicata a Anna. È stata un lontano per un po' di tempo, ma adesso non ce n'è per nessuno. Hai capito. Grazie. Allora, grazie. Devo dire, questa non è retorica televisiva, perché qua vengono veramente gli amici, anche perché con le cose che gli succedono solamente gli amici potrebbero venire. Ritornare. In questo programma. Allora, mentre noi decidiamo la canzone, sì. Ecco, a Fettigno la mia valletta brasiliana presenta. A piacere, a Fettigno. Ecco. Brasile? No, lei è romana, lasciamo perdere. No, perché siccome quando si lancia... Molto piacere, sì, cara. Molto piacere mio. La valletta... Sfigati. No, lei adesso... Cosa significa? Questa parola italiana. No, ha questa cosa, ma... adesso risolviamo, non ti preoccupare, perché per lanciare la pubblicità lei ha... Ah, sì, sono prego, è il momento. Ah, sì. È il momento. Camera mia? Sì. Però... Lo so, è un problema, non è piaciuto neanche al pubblico. Sì. L'ha fatto? No.